Qui al Vinitaly di Verona sono in degustazione centinaia di vitigni rari. Noi ne andremo a scoprire due particolarmente diffusi nell'area della Lunigiana. Ci aspettano allo stand del Monastère dei Frati Bianchi. Giorgio, due vitigni rari come la Polera e la Barzaglina. Siamo al Vinitaly, come sta andando e quali sono le prospettive di questi due vitigni e il vostro interesse nel mercato? Sì, allora il Vinitaly intanto sta andando molto bene, è il secondo anno che partecipiamo e siamo molto contenti dell'evoluzione che c'è stato tra la prima edizione e la nostra seconda edizione. I vitigni autoctoni diciamo che stanno diventando sempre molto più interessanti sia a livello nazionale che internazionale. Al momento noi per la produzione che abbiamo sulle queste varietà autoctone puntiamo chiaramente a farci conoscere a livello nazionale perché facciamo poca produzione di questi due vitigni autoctoni sui quali però abbiamo investito tanto e sui quali fra qualche anno avremo una produzione molto maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi. Grazie Giorgio, tra poco andremo a fare il focus sul Polleo che è una pollera in purezza, ma prima ci colleghiamo con la redazione dove Sara Cintelli ci presenta l'azienda del Monastero dei Frati Bianchi. Ciao Mirko, il Monastero dei Frati Bianchi è un luogo dalla storia millenaria. Siamo in Lunigiana, in provincia di Massa. L'azienda nasce nel 2004, quando Giorgio Tazzara decide di ristrutturare i propri vigneti e di impiantarne di nuovi. I nuovi impianti sono dedicati ai vitigni autoctoni come la Barzaglina e la Pollera, originari dell'area vinicola della Lunigiana, affiancata agli internazionali Syrah e Merlot. L'obiettivo primario dell'azienda è far conoscere le tipicità e le ricchezze del territorio attraverso i propri vini. Una curiosità su Giorgio, è un grande amante dell'ordine e cura con passione e meticolosità anche i filari delle proprie vigne. Grazie Sara. Allora, Giorgio, facciamo un po' un attimo il focus su questo straordinario vitigno che voi avete recuperato. La Pollera, un vitigno molto sensibile, dalla buccia fine, quindi che ha anche un po' di difficoltà nella sua produzione. Sì, è un vitigno storico della Lunigiana dove affonda le sue radici da secoli oramai e noi l'abbiamo sposato, diciamo, perché rappresenta la tradizione vitivinicola della nostra zona, ha una sensibilità nella sua fase diciamo, di maturazione perché la buccia diventa molto sottile e c'è il rischio che venga attaccato dalle muffe, quindi bisogna fare particolare attenzione all'epoca diciamo, della vendemmia, ai tempi di maturazione. La nostra Pollera, questa che abbiamo in degustazione, denominata Polleo, è una varietà che è matura per circa 12 mesi in tonneau e poi ancora un anno in bottiglia. Si contraddistingue per questa struttura più fine, delicata, una buona armonia. La Pollera per certi aspetti può ricordare la struttura che hanno certi Pinot Neri, certe Grenache, quindi un po' più scarico nel colore ma molto molto fine ed elegante. Tu hai già detto molto di questo vitigno straordinario, secondo me voi state facendo davvero un lavoro importante di recupero di questo vitigno che un po' stava anche scomparendo, dando vita a questo vino che è un vino a mio avviso estremamente contemporaneo perché ha una finezza incredibile e una profondità di naso altrettanto importante perché vengono fuori appunto tutti questi frutti rossi accompagnati anche da queste note speziate, fini ed eleganti che lo fanno sicuramente essere un vino anche che si può avvicinare tranquillamente anche a palati meno preparati a vini. Sì, esatto, dopo qualche anno negli anni passati dove c'era molto la ricerca anche da parte del consumatore di prodotti che avessero tutti una struttura molto importante, molto esuberante, oggi la tendenza è quella di andare invece alla ricerca di vitigni che danno origine a dei vini più fini, più eleganti, insomma c'è la ricerca di molto dell'equilibrio e della finezza nei vini più che non sempre la robustezza come era in passato. È
un vino che al palato è subito fresco, può essere bevuto anche a una temperatura leggermente più bassa, anche 16 gradi, sposato magari a degli antipasti, a dei primi piatti meno impegnativi, sicuramente a del pesce, a delle zuppe di pesce. Noi piace molto con anche i piatti a base di verdure, le verdure ripiene, le torte d'erbe della Lunigiana e anche con il piatto, uno dei piatti classici della nostra terra, che sono i palingacci della Lunigiana. Sara, allora la Barsaglina e la Pollera sono davvero due vitigneri patrimonio del nostro paese. È vero, Milko, il Monastero dei Frati Bianchi sta facendo un eccellente lavoro di recupero e valorizzazione di questi due vitigneri così particolari. Senti, allora, questo vino è straordinario, fine, elegante, davvero mi piace tanto. Quando andiamo al Monastero dei Frati Bianchi? Andremo molto presto a trovarli in Lunigiana. Siamo al Vinizia, la più grande fiera dedicata al vino e ai distillati. Noi siamo diretti nel Chianti Classico Uga Castelnuovo Berardenga. Mi aspettano al nuovissimo stand di Lecce e Brocchi. Sabrina, siete un'azienda del Chianti Classico che fa vini di grande qualità. Qual è la caratteristica che cercate nell'importatore per rappresentare i vostri vini? Non vogliamo che il nostro vino vada, diciamo così, su tutte le tavole, ma sia ben indirizzato ad una certa fascia. Cercate produttori che rappresenti, insomma, il territorio e la vostra qualità? Sì, che rappresenti la nostra qualità e lavori, diciamo, da importatore come lavoriamo noi da produttori, cioè lavori con persone che cercano proprio questo tipo di prodotto. Grazie Sabrina, in questo speciale andremo a conoscere approfonditamente l'annata Chianti Classico 2020 di Lecce e Brocchi, ma prima mi collego con Sara Centali dalla redazione che ci presenta appunto l'azienda Lecce e Brocchi di Castelnuovo Berardenga. Ciao Milko, Lecce e Brocchi nasce a Castelnuovo Berardenga grazie a Vasco Lastrucci che l'acquista nel 1970. Oggi è guidata dalla figlia Sabrina che col marito Giancarlo, il figlio Giovanni che è uno studente di enologia e la sua fidanzata Pia curano con passione le vigne e la cantina, producendo Chianti Classico dal 2012. Sabrina e la sua famiglia credono fortemente nel progetto di espansione di Lecce e Brocchi, i cui vini, biologici dal 2019, sono già molto apprezzati anche oltreoceano e non solo, e lavorano con passione ad una meticolosa e instancabile ricerca dell'eccellenza nei propri prodotti. Una curiosità, Sabrina e Giovanni sono due buongustai, entrambi appassionati di cucina e amano molto il mare. Grazie Sara, allora andiamo a conoscere questo 2020. Sangiovese e la Malvasia Nera, che è un vitigno toscano, voi li state valorizzando all'interno di questo Chianti Classico. La Malvasia Nera lo chiamiamo un po' l'internazionale autoctono, proprio perché in un certo senso può dare un qualcosa che altre aziende, possiamo dire in Toscana, anche da tanti anni utilizzano vitigni internazionali per dare appunto più colore o magari più morbidezza o magari più sentori speziati. E questo è proprio quello che fa la Malvasia Nera per noi ed è questo il motivo per cui l'abbiamo introdotto nel blender del Chianti Classico d'annata e Chianti Classico riserva anche. È davvero importante conoscere e valorizzare questo vitigno toscano che in qualche modo dona al vostro Chianti Classico davvero qualcosa di unico e caratteristico, perché questo Chianti Classico 2020 ha davvero una profondità di aromi davvero importante, c'è tutta questa marena, queste spezie e questa sapidità già che si apprezza al naso. Una caratteristica della vostra azienda è sicuramente il territorio, che è composto da questa pietra, raccontamela. Sì. Questa pietra è il galestro, che comunemente possiamo trovare appunto in tutto il territorio del Chianti Classico, ma nella particolare specie questo è il galestro rosso, quindi è un galestro, quindi una roccia molto molto friabile che anche con le lunghe lavorazioni in vigneto alla fine diventa quasi sabbia, proprio una scaglia magenta possiamo dire, che conferisce, grazie all'altissima percentuale di ferro che c'è in questo terreno, grande mineralità ai nostri vini. La cosa ancora più da sottolineare è che non è un terreno presente in tutto il territorio del Chianti Classico, è molto raro come terreno ed è presente in questa lingua che è lì a Villa Sesta, che proprio passa da... neanche tutti i nostri vigneti li abbiamo. Abbiamo solamente dei vigneti sottostrada nella via del Gallo Nero che va verso il Castello di Brolio. Allora, la bellezza del Chianti Classico è proprio questo, che ogni appezzamento, ogni podere, ogni particella restituisce al vino un carattere unico. A
Ma questo è un Chianti classico che si fa anche scoprire nel bicchiere, perché se lo lasci lì si evolve, è davvero un Chianti classico di grande livello che io mi permetto di abbinare a una tagliata di Angus, perché questa sapidità e anche aromaticità che dà la malvasia, secondo me si può abbinare a una carne un po' più gentile, sì, tendente al dolce. Che ne pensi? Certo, credo di essere abbastanza d'accordo con questo abbinamento. Difatti noi lo abbiniamo molto spesso anche della carne di manzo, anche quando siamo noi a casa da soli, quindi ecco, questo è l'abbinamento perfetto per il Chianti classico. Allora Sara, questa espressione di Chianti classico, sangiovese e malvasia mi ha davvero entusiasmato, sono due vitigni e stanno bene insieme. È vero, Lecce Brocchi ha trovato una formula veramente accattivante aggiungendo la malvasia nera al sangiovese, regalando così un'intensa nota floreale e anche delle note terziarie molto profonde. Dobbiamo andare a trovarli in fattoria. Subito, appena finito Vinitaly.